Correvano esattamente i mitici anni 90 quando fu pubblicato Mighty Morphin Power Ranger. Ciao a tutti amici retro e questa volta ci ritroveremo assieme in questo commento di questo simpatico gioco che fu uno dei giochi che apprezzai moltissimo quando ero ancora un ragazzino. Infatti ringrazio in primis Dark Griever perché anche lui ha apprezzato questo gioco, fu uno dei suoi giochi d'infanzia e a maggior ragione egli realizzò una recensione e mise proprio nel suo video il link del mio canale, quindi lo ringrazio. E questo, ragazzi, è il gameplay completo di Mighty Morphin Power Ranger. Ma prima stendiamo un paio di righe in merito a questa serie, perché sappiamo tutti che è una serie televisiva molto famosa, proprio nata negli anni 90. Però questa riguarderà proprio i primi, diciamo, i primissimi episodi della serie. Perché, come diceva appunto Dark Griever, mancava il Green Ranger. Io ho realizzato appunto il Red Ranger di nome Jason, che era uno dei miei personaggi preferiti ed era anche uno dei più forti. E infatti, come potete ben vedere, è uno scorrimento a 2D dove praticamente dobbiamo prendere a botte questi nemici qua, i Puppets, mi sembra che si chiamavano così, se la memoria non mi inganna. E infatti la storia appunto parlava di questi invasori provenienti dalla Luna, di questa strega chiamata Rita Repulsa che voleva prendere in suo possesso la Terra. Quindi allora le forze del bene riunite da Zordon e reincarnate diciamo in questi giovani qua dovevano sconfiggere i nemici creati appunto da Rita Repulsa, che li fabbricavano infatti i nemici. E quindi con il potere del Dinozord permettevano quindi di conferire a questi ragazzi, a questi giovani adolescenti di Angel Grove, di diventare i Power Ranger. Infatti, per una certa sequenza di gioco utilizzeremo sempre i personaggi nella loro forma umana, che erano appunto degli abili combattenti ed esperti di arti marziali. Su questo non c'era niente da dire. Ma quando acquisivano la forma di Power Ranger diventavano estremamente forti. E alla fine di ogni livello dovevamo affrontare un boss. Fortunatamente anche quando si acquisiva la forma Power Ranger c'era la possibilità di ricaricare l'energia, quindi era già anche più avvantaggiata. Come gioco l'ho trovato anche abbastanza semplice, non per niente tanto difficile. Avete visto infatti, qua si incontrava il primo nemico. Infatti mo questi mostri apparivano proprio nella serie televisiva, quindi non c'era niente da dire. Adesso il Red Ranger ha acquisito proprio la forma definitiva, o meglio la forma Power Ranger, e qua la forza è proprio raddoppiata, per non parlare dell'energia. Poi, durante il corso del gioco, c'è la possibilità di recuperare un po' di energia con il kit medico, polli e balle varie. Il livello è diviso in due sequenze. Adesso siamo già nella seconda sequenza dove tra non molto incontreremo il boss. E poi inoltre ci sarà anche la possibilità di utilizzare Megazord. Dark Griever ha detto che c'è la possibilità di utilizzare due personaggi, o meglio uno contro uno nella modalità Megazord. Questa non l'ho ancora sperimentata. Oh, questa è una bomba, ragazzi, c'è la possibilità di utilizzare la bomba e sconfiggere, fare un po' di danno ai nemici. Facciamo attenzione a questi uccellacci meccanici che tendono a lanciare delle bombe che possono essere molto letali per i nostri protagonisti. Ok, uccidiamo anche tutti questi. Vabbè, qua nulla di più semplice, c'è anche la possibilità di far saltare in aria il camion, eh. Comunque, i nomi dei Power Ranger, se non ricordo male, allora. Ah, ok, il kit medico. Avete visto quanto ha aumentato l'energia, quindi è un gioco anche abbastanza semplice. Poi, ripeto, questo è il primo livello. Ci sarà da aver paura quando si utilizza Megazord, perché non è semplice riuscire a fare tutte le mosse. Comunque, c'è anche la possibilità di distruggere la macchina. Comunque, i nomi dei Power Ranger mi ricordo che erano Jason, che questo è il Red Ranger, Billy il Blue Ranger, che era proprio quello intelligente, Zack, che era il Ranger nero, che era un ballerino provetto, se non ricordo male, Kimberly, il Pink Ranger, e Trini,
la Yellow Ranger. Poi è arrivato Tommy, che era il Green Ranger. Tommy si poteva utilizzare nel seguito di questo gioco qua, Power Ranger The Movie, che era proprio ambientato sul il film che è uscito per Power Ranger. Ne hanno fatti due di film, se non ricordo male, i Turbo Ranger, che è la serie dopo, molto dopo, perché dopo questa c'era la Zeo Ranger, e con il film mi ricordo che già Tommy non era più il Green Ranger, ma era diventato il White Ranger, il Power Ranger bianco. Vabbè, adesso siamo giunti al boss, questo spadaccino scheletrico. Molto semplice, rudimentale, ragazzi. Una volta sconfitto, basta semplicemente colpirgli la testa. Se avete visto che sta perdendo i pezzi, non è nulla di difficile. Però. Ok, in questo caso utilizziamo la bomba, avete visto che appare proprio il simbolo della forza del dinosauro che appartiene appunto a Jason, al Red Ranger. Ogni volta che veniva completata un'area ci veniva lasciata una password in modo tale da riprendere nel punto che noi avevamo lasciato in sospeso. Molto bene ragazzi, siamo adesso nello stage 2. E c'era la possibilità anche di cambiare il Ranger. Area 2. Avete visto infatti che adesso il nostro protagonista ha ripreso di nuovo le sembianze normali. Ok, un bel trucchetto, avete visto? Facciamo attenzione a non farci colpire da queste palline. Inoltre avete visto che ogni colore del Puppets corrisponde a una sua abilità. Ce ne sono alcuni che sono forti, alcuni che sono più resistenti. Diciamo quelli più sfigati sono quelli grigi. Diciamo che prima ho detto una cosa un po' errata. Diciamo che i primi Power Rangers si suddividono in tre stagioni, se non mi ricordo male. La prima era quella di Rita Repulsa, poi mi ricordo che c'era Lord Zedd che praticamente spediva via Rita Repulsa, poi successivamente si alleavano entrambi e riuscivano a distruggere anche la sala del controllo di Zordon, che praticamente è l'essere che ha riunito, diciamo, i Power Ranger per combattere le forze del male. Poi successivamente, una volta esaurito, diciamo, il potere dei Dinozord, c'era il potere degli Zeo Ranger, che anche quella serie lì mi era piaciuta molto, che vedeva appunto come Tommy, come Red Ranger, che era diciamo un po' il capo, il Red Ranger. Poi una volta esaurito il potere degli Zeo, c'era il Turbo Ranger e Power Ranger in Space. E poi altre serie. Però diciamo che quelle che ho preferito di più sono la prima serie. Gli Zeo Ranger e i Turbo Ranger perché erano sempre legati a Angel Grove, la città praticamente dei Power Ranger. E inoltre, vabbè, c'erano anche i due bulli, Bulk e Skull, che erano proprio che si divertivano a infastidire un po' i Power Ranger, però. E avevano anche una loro importanza durante la storia, eh. Che mi ricordo anche i Turbo Ranger che erano diventati delle scimmie, poverini. E gliene capitavano di tutti i colori, vabbè. Poveretti. Comunque andiamo avanti con la storia. Avete visto che ero un grande appassionato di Power Ranger, specialmente proprio i primissimi. Oh, siamo arrivati proprio al boss. Non proprio da affrontare, però adesso avete visto che ha assunto la forma di Power Ranger. E adesso avete visto questi puppets qua con lo scudo che sono un pochettino forti. Oh, vabbè, questi sono semplici. Andiamo avanti.
Siamo all'interno di questo edificio per andare a cercare il boss. Finché troviamo questi grigi qua sono facili. Anche questi qua, viola, nulla di più difficile. La scritta Go ci permette di andare avanti. Saltando su queste piattaforme possiamo arrampicarci in alto. Saltando su, scusate, per i tasti. Oh oh. Ok. Sì, qua è un attimino un pochettino di pericolo. Vabbè, mi sono fatto colpire. Pazienza. Ok, buona. Non vi farò sentire le canzoni perché ho paura che siano protette da contenuti terze parti, perciò. Essendo appunto proprietaria, oltre chi detiene i diritti a Imsaban, e inoltre questo gioco è stato pubblicato dalla Bandai Namco, quindi preferirei evitare problemi con la Namco, perché è una casa molto forte, che detiene i diritti su tanti giochi, quindi è sempre meglio non rischiare. Qua dovrebbe esserci anche del kit medico, e infatti. Almeno abbiamo recuperato tanta energia. Buona. Qua troviamo una bomba. Andiamo per questo lato qui, saltiamo. Ah, ok, qua. No, cavolacci, ho fatto una cavolata. Ritorniamo di qui, scusatemi, ragazzi. Praticamente dobbiamo saltare sul muro. Beh, se ne avessi la possibilità. Ok. Attenzione qua ai puppets che sono un po' minacciosi. Buona. Non possedeva, diciamo, un grande arsenale di mosse, però era sempre pur divertente per essere un gioco degli anni 90 e per di più una grafica molto molto bella, che si distingueva un po' parecchio dagli altri picchiaduro a scorrimento 2D. L'unica pecca, ragazzi, che avrei preferito che si potesse giocare in due, perché sappiamo che tutti i Power Ranger agivano sempre assieme. Il che fu un vero peccato, mentre nella versione The Movie, il seguito, si poteva esattamente giocare in due. Saltiamo su queste piattaforme cercando di evitare di fare cavolate. Oh! Questi sono un pochino più aggressivi, con la palla chiodata, la mazza più che altro. E andiamo avanti. Oh, forse qua possiamo trovare un kit medico? No, come non detto. Eccolo qui. Ok,
buona. Questo boss è abbastanza semplice, ragazzi. Appena appare, in qualsiasi luogo appare, noi basta che stiamo qua fermi e riusciamo a colpirlo. È abbastanza insignificante come boss. Avete visto? Nulla di più difficile. È più il tempo che ci mette ad apparire che colpirlo. Quindi una scemata. Oh, che cavolo. Però avete visto che fa molto male. Ok, si sta incavolando. Preso. Preso. Buona. Non dovrebbe mancare molto la sua distruzione. Però avete visto com'è forte. Mi stai rompendo le scatole. Basta. Ok. Ho utilizzato sta bomba, almeno l'abbiamo fatto fuori. Boh. E ritorniamo alla sala del potere. Molto bene. Area 2 completata. Adesso arriveremo nell'area 3. Scegliamo sempre il Red Ranger perché è il mio preferito. Area 3. Siamo nelle fogne. Qua ci sarà da divertirsi perché i nemici cominciano a essere un pochettino più forti. Però noi non demordiamo e ce la faremo ugualmente. Attenzione a sto ragno. Attenzione al coso, al pezzo di metallo elettrico. Ok, aspettiamo che non lasci più andare l'elettricità. È un po' una rottura di scatole in questo punto qui, perché... Bisogna fare attenzione, oltre a questi blocchi elettrici. Abbiamo già perso metà energia, ragazzi. Ok, si sta facendo più complicato del previsto. Già. Spero di incontrare il nemico prima possibile. Ma porca miseria. In modo tale da diventare Power Ranger, se no qui si mette male. Boh, sistemiamoli. Aspetta che sta diventando elettrico e andiamo avanti. Oh! Un pollo, perlomeno ha ripristinato un po' di energia. Boh, uccidiamolo. Porca miseria, ok. Muori? Scritta go, proseguiamo. Non è per niente divertente, lo so. Andiamo avanti. Tra poco dovremo riuscire a incontrare anche il nemico di questo stage. Ed è anche un nemico piuttosto schifoso. Dove cavolo? Ok. Go. Anche perché l'energia sta cominciando a diminuire. Oh, finalmente, adesso incontreremo il nemico
e avremo la possibilità quindi di divenire Power Ranger. Avete visto questo mostro schifoso fatto di occhi e viscido anche? Boh, abbiamo ricaricato l'energia e sistemiamo questi puppets. Buona. Ok, chiniamoci velocemente perché c'è questo qua con le punte che fa un male cane. Idem anche qua sotto. Ah, colpito dal gas. Ok, ammazziamoli. Anche qui facciamo molta attenzione perché tra non molto ci sarà una parte un po' brutta relativa all'acqua. Attenzione che qua, avete visto, si è spaccato il pavimento e finiremo proprio immersi nell'acqua. E qui dobbiamo fare attenzione perché non riusciamo neanche a combattere sott'acqua. Avete visto, infatti? E qua si rischia di perdere ulteriore energia. Ok, spacchiamo la barriera. Dobbiamo aspettare che purtroppo il livello scenda e poi possiamo colpirla. Ok, saltiamo tra un muro e l'altro. Attenzione a questo nemico qua, robotico. Vabbè, evitato. Attenzione al gas. Stessa strategia. Ci catapultiamo. Buona, attenzione al gas e scendiamo. Attenzione al gas. Ve l'ho detto che qua il livello sta cominciando a intensificarsi. Ah, cazzo. Benissimo. E non è ancora finita, ragazzi, perché adesso dovremo di nuovo immergerci nell'acqua. Sì. Facciamo così che è meglio. Aspettiamo che il livello si rialzi. Ok, dobbiamo per forza scendere. E va bene. Che male, che legnata. Ci mancava anche questo. Qua la vedo un po' difficile. Vabbè, fa niente, proseguiamo, amici. Immergiamoci e andiamo avanti. Cioè, in teoria forse c'è un modo. No, neanche. Vabbè, amen. Pazienza. Sicuramente lì ci sarebbe stata qualche cura. Vabbè, in tal caso l'abbiamo trovato anche qui. Forse lì c'era anche una bomba. Comunque abbiamo passato all'energia viola, ragazzi. Siamo non pieni, ma strapieni.
giusto per affrontare il boss, che è alquanto minaccioso. Boh, andiamo avanti. Eccolo qua il boss. Cazzo, che legnata che mi ha tirato. Ok, l'energia che abbiamo reperito è necessaria per farlo fuori. Dove cavolo sei? Ok, lanciamogli una bomba in modo tale da fargli un male cane. Madonna mia, com'è cattivo sto boss. Questo qui mi sterminerà come minimo. Ma porca miseria. Oh, evitato, che culo. Oh. Forse adesso la bomba mi sarebbe stata utile. Però adesso colpirlo la vedo sempre più difficile. No! Dai, su. Ok, ho sconfitto. E l'area 3 è completata, ragazzi. Cosa ci aspetterà nell'area 4? Qualcosa di molto cattivo, ve lo posso assicurare. Area 4. Questa zona, ragazzi, è molto molto difficile. Perché qua i puppets sono molto forti e hanno abilità combattive decisamente superiori rispetto ai precedenti. Quindi qua, ragazzi, facciamo ballare l'occhio perché avete visto che già sono stato ferito di brutto. Quindi non è semplice. Porca miseria. Ok, tocca utilizzare molta precauzione perché avete visto. Uff, che. Per non dire una parolaccia. Spacchiamo la porta e andiamo avanti. Attenzione al lampadario. Ok, uno è andato. Però sto andando anch'io. Porca Eva. Distrutti. E andiamo avanti. Io penso che l'area 4 sia uno degli stage più difficili, ragazzi. E non sto scherzando.
Cavolo, avete visto? Questi puppets qua verdi fanno anche dei salti e sto rischiando la vita. Ok, andiamo avanti. Oh, qua c'è rischio, eh. Qua si rischia purtroppo. È Alura. Ok, questo è il boss, ragazzi. Fortunatamente abbiamo adesso acquisito il potere del Power Ranger e la nostra energia si è ripristinata. Possiamo tirare un respiro di sollievo. Anche se non c'è tanto da cambiare vittoria, da cantare vittoria, perché avete visto che gli puppets sono diversi, hanno uno sguardo diverso. Ciò identifica che sono alquanto più letali e difficili da sconfiggere rispetto ai precedenti. Comunque, non importa e proseguiamo anche perché non abbiamo scelta. Ok, la fase dell'elevatore. Adesso dovrebbe iniziare a salire per portarci direttamente dal boss in persona. Ecco, avete visto queste trappole che sono state fatte. Oddio. La nostra abilità adesso consiste nel levitarli tutti se non vogliamo perdere ulteriore energia, perché l'energia ci serve, e tanta anche. Giù. Per un pelo. No, cazzo, che male. Avete visto anche che l'elevatore sta andando a quel paese. Saltiamo rapidamente e catapultiamoci su. Perfetto. Oh, un po' di energia? Sì. Benissimo. Ok. Saltiamo ancora su. Stavolta non mi freghi. Ah sì, facciamo così che è meglio. Attenzione a quel puppets lì. No! Spara. Ok. Colpito. Stessa cosa di prima. Aspettiamo che spari. Per colpirlo benissimo. E saltiamo di sopra. Ok. Boh, proseguiamo. Dovremmo essere quasi arrivati al boss. Andiamo avanti. C'è ancora un giro di puppets, specialmente poi questa zona qui che è un po' critica. Cerchiamo di non perdere ulteriore energia qui, eh. Oh, attenzione perché qua cadono le lastre metalliche. E non è un bel divertimento, ve lo posso assicurare. Scendiamo giù, buona e... Ah, questa è una bomba. Vabbè, fa niente. Che bello questo blocco di energie, siamo diventati praticamente lilla. E quindi vuol dire che siamo pieni di energia. Oh, distruggiamo sto coso. Ma veramente vorrei capire come cavolo si fa. Oh, vieni subito fuori che ti distruggo. Ma che balordo. Oh. Attenzione a non cadere qui. Qua si rischiava di morire. Oh. Ok. Buon, prepariamoci per il boss. Eccolo qui. Io non mi ricordo. Questo boss qui mi ricordo una specie di genio della lampada o qualcosa. Forse magari mi sbaglio io, eh. Dovrei rivedermi gli episodi perché ne possiedo ancora qualcuno. Non proprio tutta la serie, però ancora di questi qua vecchi li possiedo ancora.
Oddio. Ah, è forte. Non c'è niente da dire. Adesso ti sistemo io. Oh, massacrato. Molto bene, utilizziamo ancora JSON per arrivare adesso in un'altra area, ovvero questa volta ci tocca l'area 5, meno difficile dell'area 4, però pur sempre impegnativa. Buon divertimento a tutti. No, non è difficile, ragazzi. C'è di peggio. Questi sono anche abbastanza semplici. Diciamo che nell'area 5 possiamo tirare un attimo un respiro di sollievo. Perché ci sono nemici meno cattivi. Ed è anche più scorrevole rispetto all'area precedente. Ehi. A parte errori stupidi che fa Mister X. Quindi non badate a questo. Ehi. Diciamo che sono un po' resistenti, non tanto aggressivi d'attacco, ma molto resistenti. Qui più che altro sono io che sto facendo errori stupidi. Saltano anche, eh. Hanno il coraggio anche di saltare. Boh, attenzione. Oddio, questi hanno la spada, non li ho mai visti questi. Ok, oh, vediamo un po' un pollo. Ecco, questo può esserci d'aiuto. Almeno abbiamo recuperato un po' di energia. Ok, andiamo avanti. Ok, ragazzi, adesso avremo modo di conoscere il boss, che è questa specie di ninja. Questo ninja qui, ragazzi, è cattivissimo. Fortunatamente adesso abbiamo recuperato la nostra energia e andiamo avanti. Massacriamo questi puppets. Adesso essere Power Ranger è tutta un'altra musica, eh. Bene. Scendiamo sempre in giù, attenzione a questi puppets. Vabbè, più che altro sono le rocce che c'è da avere paura. Massacriamoli. Attenzione alle rocce. Non sono rocce, scusate, barili. No, che legnata che mi ha tirato. Vabbè, non importa, dovremmo incontrare qualche kit di medico forse, vediamo. No. Andiamo avanti. Oh.
Figuriamoci se non mi avesse preso. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti. Muori. Prima che passi ancora quel coso volatile. Oh, la Madonna. Oh, kit medico. Non è servito a granché. Speriamo che ce ne sia un altro. Intanto stiamo proseguendo alla grande, eh. Il problema è riuscire anche a sopravvivere a questi cosi. Boh, proseguiamo. Ok, ragazzi, adesso dovremo avvicinarci sempre di più al boss. C'è ancora questa piccola fase qui. Con i puppets. E questi cosi elettrici che ci fanno male. Ma per il resto dovremmo essere messi non bene, ma benissimo. Spacchiamo qua la telecamera, che è più che altro, oltre ad essere una telecamera, anche un'arma laser, però. E andiamo oltre. Speriamo che ci sia qualche kit medico qui, se no qui ammazzare il boss ci distrugge quello. Il boss è fortissimo, ve lo posso assicurare. Ah, elevatore. Oh, ragazzi, qua parte difficile. Avete visto questo laser qui? Tende a colpire tutto ciò che gli si presenta davanti, compresi i puppets. Quindi noi dovremo essere abili a salire al piano superiore non appena questo tende a lanciare un laser, avete visto? Avete visto che sta colpendo anche i puppets? Quindi noi scendiamo e cerchiamo l'origine anche del laser. Sarà meglio salire su, prima che questo ci distrugga. Aspettiamo che lanci il laser, avete visto? E andiamo avanti. Colpiamo adesso questo marchingegno. Ah, ha colpito anche me. Attenzione perché qui. Giù. Infatti. Boh, distrutto. Mi farebbe comodo un po' di energia. Ok, altri puppets. Ok ragazzi, adesso dovremo affrontare il boss. Eccolo qui. È molto forte lui perché in teoria è anche molto abile nel salto e possiede tanti poteri. Inoltre è anche molto rapido. Avete visto come ci colpisce? L'abilità consiste anche nell'incassare pochi colpi. Perché avete visto che siamo già giunti con poca energia. Tanto vale, ecco, saltare parecchio. Questa è la strategia che io vi consiglio. Muori e non vuole morire, eh.
C'è la possibilità anche di utilizzare una bomba se proprio vogliamo, eh. Se proprio siamo nei guai. No, per un pelo. Quella mossa lì con la spada avrebbe fatto molto male, sapete? No, ecco, avete visto? Buona, ma è molto resistente, avete visto? Sto cazzo qua di ninja, scusate la parolaccia. Boh, sconfitto. Amici, ma adesso il bello deve ancora arrivare. Ci aspettano ancora 11 minuti di battaglia. Di cosa stai parlando, Mr. X? È l'ora adesso di utilizzare Megazord. Guarderete infatti questa sequenza animata, dove tutti i nostri Power Ranger utilizzano il loro Dinozord per fare Megazord. Spinodonte. Triceratopo. Mammut. Pterodattilo. E Tirannosauro. Tutti uniti fanno Megazord. Come diceva appunto la sigla che accompagnava la serie televisiva dei Mighty Morphin Power Ranger, che al tempo non erano neanche identificati come Mighty Morphing, come solo Power Ranger. Area 6. Molto bene, affrontiamo questo boss qua che non è esageratamente difficile. Avete visto, ragazzi, la nostra energia, come quella del boss, è quella del riquadro là, verde. Il power, quando noi accumuliamo abbastanza power, possiamo lanciargli una mossa. Però consiglio di non utilizzarlo subito, ragazzi, perché è importante riuscire a fargli la mossa finale, la finish move, che si potrà fare non appena. Ecco, questa è una delle mosse utili, guardate. Siamo già al massimo della potenza. Ecco, avete visto che male? Tanto l'abbiamo quasi distrutto, tra un po' prepariamoci per la finish move appena il boss. Oh, lui potrà farci la mossa finale, speriamo di riuscire a evitarla. Sì, eccola qui. Cazzo, che male. No. Vediamo se riusciamo a lanciargli qualcosa. No, cazzo che male. No, ci ha evitato la mossa. Ma no. Sì, dai, dai, che ce la facciamo distruggerlo. Boh, sconfitto. Prepariamoci per la finish move. Con la spada, slam, distruzione. E non è ancora finita, ragazzi. Molto bene, adesso siamo giunti nell'area 7, ragazzi, dove praticamente dovremo riuscire a sconfiggere questo boss. Praticamente siamo sulla luna, se vi ricorderete, appunto, Rita Repulsa e i suoi sgherri avevano la base proprio sulla luna. Adesso dovremo sconfiggere questo simil Megazord e non sarà affatto un giochetto da ragazzi. Perché qua dobbiamo proprio metterci il massimo impegno nell'uccisione di questo e cercare di utilizzare il meno energia possibile. Ma perché Mr. X? Beh, avremo modo di scoprirlo tra non molto. Quindi conserviamo più energia possibile perché questo è veramente un balordo. Su questo ve lo posso assicurare. Avete visto la barra sotto permette alla power di salire, lanciargli più power possibili. Oh, cazzo che...
Che male, stronzo di uno che sei. Boh, guardate ragazzi, la finish move è stata bloccata. Questa era la sorpresa che vi stavo dicendo. Praticamente questo boss qua rigenera proprio la propria essenza per diventare ancora più forte e più cattivo. Quindi adesso dovremo vedercela con tanta di quella fatica che voi non vi immaginate. L'obiettivo, ragazzi, è quello di bloccarlo al muro per riuscire poi a colpirlo con le nostre armi. Se riusciamo a fare gli attacchi speciali è un bene, perché questo avete visto come reagisce e come sta utilizzando proprio la sua forza. Cavolo, che cattiveria. Proprio bloccarlo al muro, ragazzi, così bisogna fare. Però purtroppo se tende a fuggire, altro non so che fare. Cavolo, mi sta distruggendo. No! Bas, per non dire una parolaccia. Dai, 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 dai. No! Sì! Sconfitto, ragazzi. Questa volta la finish move è fatta. E il nemico finale, il boss finale, è stato distrutto. Chiaramente, ragazzi, la serie Mighty Morphin Power Ranger non finiva di certo così, ma bensì andava molto avanti finché non arrivava Lord Zedd e non arrivavano tanti altri nemici. Perché il male, ragazzi, come sappiamo in ogni videogioco, in ogni film e in ogni ambito, è sempre in agguato. Adesso guardiamo la mossa finale dove i nostri amici Power Ranger sono praticamente vittoriosi e se la stanno un po' spassando. Abbiamo terminato così il gameplay di Mighty Morphin Power Ranger per console Super Nintendo. E ringrazio nuovamente Dark Griever per avermi citato e aver collegato il suo video al mio gameplay. Si stanno adesso divertendo, poi giungeremo nella parte finale dove praticamente i nostri Power Ranger saranno al bar di Angel Grove, avete visto Bulk e Skull, i due bulli, diciamo, e il barista che non mi ricordo come si chiamava. Harry forse, no, non mi ricordo bene come si chiamava. Però, avete visto comunque quanta gente ci ha messo impegno per la realizzazione di questo gioco, di questo stupendo capitolo della saga del Super Nintendo. E io posso solo ringraziarvi per aver visto questo gameplay e ringrazio tutti coloro che l'hanno seguito, spero che vi possa essere piaciuto, spero che vi possa essere stato veramente d'aiuto e con questo posso dirvi che ci sentiamo al prossimo gameplay commentato. Vi lascio un grosso abbraccio, sia da parte mia che da parte di Chiara, e ci sentiamo. Ciao a tutti e grazie.